Province, prosegue il dibattito. Comunicazione sul bilancio. Documenti approvati. Il Consiglio regionale si è riunito il 20 e il 21 ottobre per proseguire l'esame del provvedimento di riordino delle province, sulle cui tematiche nella mattina del 21 è stata ricevuta una delegazione di lavoratori. Il vicepresidente della Giunta ha poi svolto una comunicazione sulla situazione del bilancio della Regione. Inoltre, il 20, l'Assemblea ha discusso e votato diversi documenti di indirizzo. La Commissione Sanità, infine, riunita in sede legislativa, ha approvato la legge che rivede le indennità e rimborsi spese per i componenti dei collegi sindacali delle ASL. In copertina! Il Consiglio regionale ha proseguito il 20 e il 21 ottobre il dibattito sul riordino delle province. Tra le novità, l'individuazione, oltre la città metropolitana, di tre ambiti territoriali. 1. Biella, Vercelli, Novara e Verbano-Cusio-Ossola. 2. Asti Alessandria e 3. Cuneo. Sull'argomento ospitiamo Flavio Duretto, direttore della nuova provincia, che intervista due consiglieri regionali. Nell'ultimo anno Asti è stata praticamente prosciugata di tutti i suoi principali servizi, di tutti i suoi principali uffici, in quanto sono stati accorpati molti di questi con Alessandria. Ora la domanda è: che cosa rimarrà di Asti nel prossimo futuro? Chi ancora potrà investire su Asti o credere sulle potenzialità della nostra città, visto che ha perso praticamente tutto quello che c'era da perdere, o quasi tutto? Io vorrei fugare le preoccupazioni del direttore dicendo che Asti non sta perdendo tutto e soprattutto ci sono investitori e imprenditori che devono continuare ad avere fiducia nella nostra provincia e nel nostro territorio. E a dimostrazione di questo, l'emendamento che è stato votato e approvato sulla legge riordino delle funzioni delle province va proprio in questa direzione, cioè di modulare le funzioni in base a territori omogenei. Bisogna cercare di cambiare la nostra mentalità. Un'attenzione maggiore ci deve essere per l'accorpamento futuro delle prefetture, perché quello farebbe perdere il comando dei carabinieri, il comando provinciale o la questura. La mia convinzione è che quando si cambiano radicalmente gli assetti di provincia, di situazioni territoriali come queste, non bisogna vedere l'aspetto di cooptazione di una provincia rispetto a un'altra. Questo non può far piacere agli astigiani e io ritengo che il grande lavoro che deve essere fatto in futuro è proprio quello di trovare un assetto, perché i servizi, che poi sono l'elemento primario dei territori per la gente, per i cittadini, sono determinanti per cercare di arrivare a trovare degli equilibri per cui l'astigiano non perda la sua identità, non perda i suoi servizi e non perda quelle che sono comunque tutte le opportunità che può cogliere. Forza Italia, detto questo, è comunque contraria a questa legge e come tale l'ha dimostrato in aula, in quanto appunto abbiamo votato contro il provvedimento. La Giunta regionale ha svolto il 21 ottobre una comunicazione sul bilancio 2014 della Regione alla luce del giudizio di parifica della Corte dei Conti, che ha certificato un disavanzo di 5,8 miliardi di euro. Il vicepresidente Reschigna ha ricordato che su questo tema si attende il decreto annunciato dal governo, che consentirebbe alla Regione di gestire la situazione dovuta, per lo più, alle anticipazioni per il pagamento dei fornitori. Nella seduta del 20 ottobre l'Assemblea regionale ha discusso diversi documenti di indirizzo. In particolare, il Consiglio ha approvato all'unanimità due ordini del giorno, rispettivamente per l'adesione alla campagna di sensibilizzazione Nastro Rosa contro il tumore al seno e per introdurre criteri di merito nei nuovi bandi di interventi strutturali. Approvata anche una mozione per misure a sostegno dei produttori di latte.